Thank you.
Thank you.
È la prima volta che li suoniamo. Puoi abbassare un po' i monitor generale, grazie Stefano. Siete rimasti sorpresi che abbiamo fatto dei pezzi di una certa provenienza. Non perché l'ideale politico non c'entra niente, ma perché quest'anno ci hanno invitato un concerto particolare da fare in Germania addirittura e ci hanno chiesto un repertorio particolarissimo. Ho detto venite a suonare, ma ci dovete fare un repertorio tutto sui canti della resistenza delle rivoluzioni. Ho detto ma sono in Germania, suonare Bella Ciao non è bella, insomma, è gioco di parole. È interessante. E, va bene, è stata una bella idea, l'ho presa un po' come sfida. E quindi mi sono messo un po' al lavoro per trovare ovviamente i pezzi della resistenza, delle rivoluzioni e ci è venuto delle idee su cosa e quale brano scegliere. Ovviamente non ne sono molte, ma ce ne sono diverse. Questa sera abbiamo voluto tentare di. Ho riarrangiato un po' questi brani. Uno, l'avete sentito, era El Pueblo Unido, famoso pezzo degli Inti Illimani che io suono a volte con il bandoneon, però ho voluto fare un nuovo arrangiamento per anche con il pianoforte e suonarlo con loro questa sera. Poi c'è l'Internazionale Socialista, che è un pezzo francese, scritto da un compositore francese nell'Ottocento, che si è prestato quando mi sono messo a lavorare a riarmonizzarlo e a renderlo quasi una ballad, quasi se fosse un pezzo di jazz, insomma, se uno dovesse conoscere, potrebbe anche scambiarlo con un brano del repertorio jazzistico. E poi questo qui invece che è un altro pezzo storico particolare, Soffia il vento, che si pensa che sia un pezzo russo, ma poi la storia dice che sia stato preso da una cellula di una canzone delle risaie, delle mondine piemontesi. Insomma, c'è una storia un po' comunque interessante. E quindi ne abbiamo altri, ma noi ci fermiamo qui questa sera, quindi non andiamo oltre, perché ne abbiamo fatti già altri tre in un altro concerto, poi lo registreremo questo disco a febbraio e magari chiudiamo il cerchio con un brano della rivoluzione spagnola, una portoghese, un'altra messicana. Quindi abbiamo un quadro abbastanza generale delle rivoluzioni del mondo. Un'idea che, visto che a volte i progetti nascono anche da queste richieste particolari dei festival, dei direttori artistici che hanno delle buone idee ma che stimolano anche i musicisti. Volevo presentare i miei carissimi compagni di viaggio, Alfredo Laviano, le percussioni. Felice Dei Gaudi al contrabbasso. Il gruppo è nato molti anni fa, moltissimi anni fa, con Felice prima, poi con Alfredo e poi si è aggiunto un chitarrista nostro amico che ha completato il quartetto, ma questa sera avendo il pianoforte ho detto no, tu rimani a casa, suono stasera il pianoforte, no, non sai, Marcello Peghin che fa parte del nostro quartetto e con cui abbiamo registrato diversi dischi. Abbiamo iniziato, vi dico la scaletta che ce l'ho scritta e devo mettere gli occhiali per. Abbiamo iniziato con un mio pezzo che si intitola La mia terra e poi abbiamo fatto un brano di origine uruguagio, è un pezzo di un cantante pop uruguagio che si intitola Se va la murga, che io sentii tanti anni fa a Buenos Aires in un taxi, mi ricordo, ascoltai questo pezzo di questo cantante famosissimo in Uruguay, mi disse al tassista ma chi è? Mi disse il nome, il titolo del pezzo, tornai a casa, lo trovai e lo riarrangiai in questo modo e da quella volta l'abbiamo sempre suonato, un pezzo che ci piace suonare. Poi abbiamo suonato invece una bossa nova di Felice che si intitola Floripa, Felice è molto appassionato del Brasile e quindi è un brano che ogni tanto noi prendiamo, mettiamo dentro. Abbiamo un repertorio molto vasto, ma non sappiamo mai quale scegliere nei concerti. Quindi questa sera mi piaceva farlo al pianoforte e l'abbiamo fatto. Poi abbiamo suonato un brano di tradizione argentina, del folklore argentino, che si intitola La Negra Alegre, che è un brano scritto da
anonimi, perché è un pezzo di folklore, quindi nel nord dell'Argentina, soprattutto nella zona di Salta, il confine con la Bolivia. Ed è un pezzo che io trascrissi anche quello tanti anni fa da un disco che avevo, mi piaceva moltissimo. Il folklore è ben diverso dal tango. Il bandoneon, come sapete tutti, è uno strumento famoso per il tango argentino, ma è nato in Germania. E io continuo a raccontare la solita storia, ma è una storia che magari non tutti conoscono. È uno strumento che nasce per accompagnare le funzioni liturgiche nelle chiese, quindi uno strumento che nasce per la musica sacra. Poi arrivò in Argentina e da lì venne inserito nelle orchestre di tango e così iniziò a diventare importante nelle orchestre di tango e a caratterizzare moltissimo il tango argentino fino a diventare lo strumento simbolo dell'Argentina. Questo perché vi racconto questo, mi sono perso perché parlo troppo, adesso suoniamo. Adesso invece, visto che dal folklore argentino, vi facciamo sentire un pezzo di folklore italiano che a me piace particolarmente perché me lo cantava mio papà da piccolo. Thank you.
Auguri, auguri a tutti. Abbiamo anche un altro pezzo di Natale, però, eh? A me basta. Mi sono scaldato adesso. Eh? No, se siete stanchi. Facciamo. No, adesso ho trovato un pezzo bellissimo nordico, non è della nostra tradizione, però è molto carino. Si intitola Til Betlemme, eh? Nordico. Nordico. Ed è un pezzo molto bello che stasera non ho mai suonato, l'ho proposto a Felice, gli è piaciuto. Ed è un pezzo molto particolare, dovrebbe essere della tradizione norvegese, si intitola Til Betlemme, quindi questo è un pezzo per augurarvi un buono e sereno Natale, sperando che il mondo vada un po' meglio di come sta andando adesso.
Grazie ai fonici Paolo e Daniele, grazie a tutti. Grazie.